Buongiorno appassionati del crimine, bentornati sul canale. Se non ci siamo mai visti, io sono Andrea e oggi voglio parlarvi di un caso di un serial killer. È tanto che non tratto casi simili, quindi mi sembrava giusto portarne alla luce un altro, siccome si tratta anche di un caso abbastanza recente, un serial killer, uno dei più prolifici degli ultimi tempi, attivo addirittura fino al 2016. Come sempre, prima di iniziare vi invito a iscrivervi al canale qualora vi interessino i miei contenuti e iniziamo subito con la storia di oggi che, vedrete, si rivelerà molto interessante. Partiamo subito col conoscere Sean Great, un ragazzo nato l'8 di agosto del 1976 in Ohio e che per la prima parte della sua vita aveva vissuto con sua madre Teresa McFarland e suo padre Terry Great, che prima di Sean avevano già avuto altri due figli, una femmina e un maschio. In realtà sul padre di Sean non ci è dato sapere molto, tutto ciò che sappiamo in verità è che fosse in costante conflitto con sua moglie Teresa, che dal canto suo non era affatto una buona madre, lei invece che badare ai suoi figli preferiva darsi alle feste più disperate e all'alcol, appunto trascurando i suoi bambini praticamente tutti i giorni dell'anno. Quindi sicuramente non era la madre perfetta che Sean avrebbe voluto. Quindi i suoi genitori, in realtà i genitori di Sean, facevano sì che fosse la figlia maggiore a badare i suoi fratellini più piccoli. L'unico momento in cui sia Terry che Teresa badavano, o per così dire davano qualche attenzione a Sean, era quando lui ne combinava qualcuna. Infatti lui, capendo questa cosa, aveva iniziato a comportarsi male ogni giorno e in questo modo poteva godere un minimo delle attenzioni dei suoi genitori. Per quanto riguarda la scuola, Sean non era affatto portato per gli studi, combatteva contro la dislessia e veniva bullizzato continuamente dai suoi compagni. All'età di 11 anni, il piccolo Sean un giorno era andato a scuola come tutte le altre giornate e tornando a casa di pomeriggio non aveva più trovato sua madre, che aveva deciso quel giorno stesso di fare le valigie e lasciare addirittura lo stato, lasciando completamente da soli o, insomma, con il loro padre, i suoi bambini, senza preoccuparsene minimamente. E per quanto Teresa e i suoi figli non avessero un buon rapporto, questo per tutti loro era comunque stato uno shock. Nonostante la vita familiare e anche la vita scolastica di Sean fossero davvero terribili, c'era una cosa che Sean sapeva fare molto bene, e cioè giocare a baseball. Peccato che all'età di 14 anni gli fosse stato diagnosticato un tumore al braccio, era stato operato, l'operazione era andata bene, lui si era ripreso, ma questo gli aveva impedito di tornare a giocare e questo l'aveva gettato in una profonda depressione dalla quale non riusciva proprio a uscire, e nella speranza di sentirsi un po' meglio, dall'età di 14 anni in avanti aveva iniziato a fare uso di alcol e di droghe. All'età però di 16 anni Sean aveva rivisto sua madre, lei semplicemente un giorno dopo 5 anni di assenza era tornata a casa e aveva chiesto a Sean di andare a vivere con lei, ma lui aveva rifiutato, riteneva sua madre una miserabile alcolizzata e drogata e non voleva avere nulla a che fare con lei. Ma questo in realtà è un punto fondamentale dell'intera vita di Sean. Infatti lui da quel momento aveva iniziato a fantasticare su come uccidere sua madre per liberarla dai suoi problemi, dai suoi drammi, come se per lui ucciderla fosse un favore da farle. In realtà poi a sua madre non farà affatto nulla, ma vedremo che tutte le relazioni che Sean avrà dai 18 anni in avanti saranno con tutte donne problematiche in qualche modo, e anche tutte le sue future vittime avranno sicuramente qualcosa in comune con sua madre,
come se facendo del male a loro, lui indirettamente facesse del male anche a sua madre. Potremmo quindi concludere già a larghe linee che tutto ciò che Sean ha fatto in seguito sia stata indirettamente colpa di sua madre Teresa. Come accennavo appunto, dai 18 anni in avanti Sean aveva iniziato ad avere relazioni romantiche con alcune donne e il suo comportamento era da manuale per un narcisista manipolatore come lui. Prima di tutto sceglieva tutte le donne in base a ciò che gli serviva. Infatti lui non aveva voglia di fare niente, men che meno di lavorare, quindi si sceglieva tutte donne con un lavoro e in pratica campava alle loro spalle. In più lui da principio si mostrava come un uomo, un ragazzo gentile, dolce, amorevole, comprensivo, ma pian piano che le relazioni si solidificavano, lui diventava sempre più aggressivo, violento e oppressivo nei confronti di queste donne. Sean voleva avere il controllo su tutto ciò che le sue fidanzate facevano nella loro vita, come si vestivano, che lavoro facessero e tutto il resto. In più diventava anche con il tempo violento fisicamente e questo l'aveva portato a essere arrestato diverse volte, sia per questo motivo che per altri che vi spiegherò nel corso del video. Però nel frattempo che veniva arrestato e poi rilasciato molto velocemente, nessuno sospettava che fosse anche un assassino. Per quanto riguarda la prima relazione, l'aveva avuta appunto a 18 anni ed era poi in seguito alla fine di questa relazione finito in carcere. Infatti lui, quando si accorgeva che non riusciva a trarre abbastanza profitto dalla relazione che aveva instaurato, allora decideva di derubare la sua fidanzata o le sue fidanzate. Infatti la prima relazione era finita in questo modo: lui aveva derubato la sua fidanzata dei beni più preziosi che lei avesse e per questo motivo era finito in carcere. Dopodiché a 23 anni era di nuovo tornato in prigione, questa volta perché aveva strangolato, sfortunatamente senza ucciderla, la sua seconda fidanzata. Infatti lui era andato in carcere ma ci era rimasto solo per un mese. Da notare, importantissimo, che sia dalla prima che dalla seconda relazione Sean aveva avuto un figlio, quindi per ora a 23 anni lui aveva due figli da due relazioni diverse. Una volta uscito di prigione, poi Sean aveva pensato bene di ritornare dalla sua ex fidanzata e di rapire lei e sua sorella. Dopo questo rapimento era stato di nuovo denunciato e mandato in prigione, questa volta per 3 anni, ed era uscito a gennaio del 2003. Ma Sean non si era affatto rassegnato e infatti a ottobre del 2003, appena qualche mese dopo essere stato rilasciato dal carcere, aveva deciso di ritornare sempre dalla stessa ragazza, la sua ex, che ormai aveva avuto il bambino, e a questo punto aveva pensato di violentarla e abusare di lei fisicamente, per poi andare in carcere per 7 mesi, il che è ridicolo perché ormai era chiaro che fosse recidivo, però era andato in carcere ed era stato condannato solo per violenza domestica e non per violenza sessuale, ecco il motivo per cui era rimasto in carcere per così poco tempo. Passano quindi questi 7 mesi e Sean esce di prigione e decide di lasciare finalmente in pace la sua ex fidanzata e suo figlio, di cui ovviamente non si era mai preso cura. Quindi dobbiamo passare ad aprile del 2005, quando Sean incontra un'altra ragazza di nome Cristina. Lei proveniva da una precedente relazione e aveva avuto da questa relazione 2 figli. Era già provata psicologicamente, quindi quando Sean si era presentato come l'uomo perfetto, come sempre, lei ci aveva creduto che lui volesse
prendersi cura di lei, dei suoi figli e che volesse sempre sostenerla. Ma in realtà le cose finiranno molto diversamente, questo perché lei finirà inconsapevolmente per pulire la scena del crimine di Sean. E adesso vi spiego come. Cristina, quindi, come avrete capito, non sarà una vittima di Sean, perché lui nel frattempo aveva conosciuto un'altra donna di 23 anni, madre anche lei di due figli, di nome Dana. Lei per lavoro andava porta a porta a vendere abbonamenti per riviste e un giorno aveva bussato alla porta di Teresa, la madre di Sean, ma aveva aperto lui invece. Fino a quel momento il rapporto fra Teresa e Sean era stato molto complicato, come vi dicevo lei era tornata dopo anni di assenza, Sean non aveva voluto andare a vivere con lei e invece aveva continuato per anni a fantasticare su come ucciderla. Ma in quell'occasione lui si trovava a casa sua e proprio così aveva conosciuto Dana. Quel giorno ovviamente la ragazza aveva cercato di vendere degli abbonamenti a Teresa, che però non si sa esattamente se avesse accettato o meno. Sta di fatto che quando Dana era andata via, Sean era stato preso da una sorta di rabbia furiosa, tanto che aveva deciso di andare fuori di casa anche lui e seguire Dana. Questo perché credeva che Dana stesse truffando sua madre e non poteva accettarlo. Quindi l'aveva seguita e aveva aspettato il momento giusto per adescarla. Sean era passato vicino a Dana con l'auto e l'aveva convinta a salire, questo perché le aveva promesso che sua madre volesse abbonarsi anche ad altre riviste. Lei quindi aveva accettato pensando di andare a casa di Teresa per valutare ciò che dovevano fare per venderle i suoi abbonamenti, ma in realtà lui l'aveva portato invece a casa sua e non a casa di sua madre, e proprio lì entrando nel cortile l'aveva subito strangolata per poi trascinarla all'interno di casa. Dana però una volta all'interno della casa si stava risvegliando e proprio per questo motivo Sean era andato nel panico perché credeva che lei fosse già morta. A quel punto era andato in cucina, aveva preso un coltello e l'aveva conficcato nella sua gola uccidendola sul colpo. A questo punto l'aveva ancora avvolta nelle lenzuola, l'aveva messa in macchina e l'aveva gettata in una zona isolata dandole fuoco. Ed è proprio per questo motivo che il corpo di Dana per anni non verrà identificato. Tutto questo Sean l'aveva fatto nel più breve tempo possibile perché sapeva che Cristina, la sua compagna, da un momento all'altro sarebbe tornata a casa. E infatti quando lui getta via il corpo di Dana e gli dà fuoco per poi tornare a casa, Cristina è già arrivata e subito le ordina di pulire tutta casa, specialmente i pavimenti con la candeggina. Cristina non si era mai opposta veramente al volere di Sean, questo perché sapeva quanto lui fosse aggressivo e violento e non voleva farlo arrabbiare. Perciò aveva iniziato a pulire fino ad arrivare all'esatto punto in cui Dana era morta. E lì ci aveva trovato qualche goccia marrone incrostata e appiccicosa, ma non sapeva cosa fosse, questo perché Sean sommariamente aveva già pulito prima. Ma una volta che Cristina aveva finito di pulire tutto quanto, Sean fa un gesto del tutto inaspettato. Regala a Cristina un anello. Questo anello però a Cristina sta larghissimo e lei effettivamente domanda al suo compagno il motivo per il quale le abbia preso un anello così grande. E lui semplicemente risponde che si tratta dell'anello di sua madre. Ma Cristina sapeva che Sean e Teresa non si sopportassero affatto, perciò riteneva strano il fatto che lui le avesse preso un anello o che lei gliel'avesse regalato per darlo a Cristina. Ma di nuovo lei non voleva assolutamente farlo innervosire, perciò aveva deciso di prendere questo anello e di tenerselo lo stesso, nonostante non credesse affatto che provenisse da Teresa.
E Cristina effettivamente aveva proprio ragione, perché quell'anello in realtà non era di Teresa, ma di Dana. E lui gliel'aveva tolto proprio dopo averla uccisa, e voleva che Cristina lo tenesse sempre proprio per vederlo ogni giorno, come se per lui si trattasse di un trofeo. Dopo questo avvenimento, la storia fra Cristina e Sean prosegue per altri 5 lunghi anni, e di giorno in giorno Sean peggiora sempre di più, diventa sia più violento nei confronti di Cristina, ma diventa anche sempre più paranoico. Tipo che si nascondeva dietro le tende delle finestre per spiare fuori, e Cristina non riusciva assolutamente a capire perché il suo compagno avesse questo tipo di atteggiamento, ma ad oggi è più che chiaro che lui lo facesse perché aveva paura di essere scoperto e di essere arrestato dalla polizia per l'omicidio di Dana. Cristina in quei 5 anni aveva perso ulteriormente e del tutto la sua identità, infatti Sean non le permetteva più di uscire con i suoi amici, non le permetteva di vestirsi come lei avrebbe voluto vestirsi, aveva il permesso di uscire di casa solo per andare a lavorare e in più l'aveva convinta che i suoi figli non dovessero vivere con loro, infatti avevano deciso di farli vivere con la sorella di Cristina. Questi 5 anni quindi erano stati un vero inferno per Cristina, che un giorno aveva deciso che non ne poteva più, non voleva più Sean nella sua vita e gliel'aveva comunicato. Il problema è che lui non accettava che lei lo lasciasse e quindi aveva iniziato quel giorno a riempirla di pugni e calci, così da provocarle talmente tante fratture e contusioni da dover per forza portarla in ospedale. Tuttavia Cristina in ospedale non aveva affatto raccontato la verità, infatti aveva detto di essere caduta. Ovviamente nessun medico, nessun infermiere le aveva creduto, perciò quando per un attimo Sean l'aveva lasciata da sola, lei aveva raccontato tutto e così era stata chiamata la polizia. Purtroppo però Sean si accorge dell'arrivo degli agenti e quindi decide di scappare. Cristina i giorni successivi li passa in ospedale perché deve riprendersi, ma arriva il giorno in cui deve purtroppo tornare a casa ed è giustamente spaventata perché sa che Sean potrebbe essere lì. Quindi quando il giorno arriva, chiaramente Cristina è tesa, ma decide di farsi forza ed entrare in casa. Fortunatamente Sean non è presente, perciò lei fa le valigie e fa per andare via. Peccato che mentre sta uscendo ormai, Sean esce letteralmente dal divano con un martello in mano, si era nascosto lì per tutto quel tempo. E mentre sta per colpire Cristina, qualcuno bussa alla porta. Alla porta quindi c'è un agente di polizia che chiede a Cristina se sia tutto ok. Lei, nonostante avesse voluto gridare per la presenza ovviamente di Sean, in realtà non l'aveva fatto perché Sean la stava minacciando di ucciderla all'istante qualora l'avesse fatto. Cristina quindi dice all'agente di andare via, che è tutto sotto controllo, e dopodiché riesce anche a calmare incredibilmente Sean. E poi gli dice semplicemente che sarebbe uscita e lui acconsente, ma ciò che fa Cristina è andare direttamente alla stazione di polizia per denunciare la presenza di Sean in casa sua, che viene immediatamente arrestato ma rimane in carcere solo per 6 mesi. Ed è proprio dopo essere uscito dal carcere che diventa uno dei serial killer più prolifici della storia moderna. Uscito dal carcere, quindi, Sean incontra una donna che si innamora perdutamente di lui. I due si sposano e hanno anche un figlio, quindi il terzo figlio di Sean da 3 donne differenti. Ma questa donna si accorge ben presto di che pasta sia fatto Sean. Lui, come sempre, da principio era un uomo dolcissimo, onestissimo, ma poi cambia. E dal momento in cui Sean cambia, lei decide di lasciarlo immediatamente.
si porta via anche il bambino e a questo punto, dopo essersi lasciato con sua moglie, Sean decide di ammagliare e di approfittarsi di ogni donna che incontra sul suo cammino, anche perché a questo punto ha un disperato bisogno di soldi, non avendo una casa, non avendo un lavoro e dovendo ben 40.000 dollari per i mantenimenti di tutti e tre i suoi figli, mantenimenti che ovviamente non aveva mai pagato fino ad allora. Dobbiamo quindi arrivare al 2015, 10 anni dopo la morte di Dana, che non è ancora stata identificata. E a marzo di quello stesso anno Sean incontra per la prima volta una donna di nome Rebecca, che di professione faceva la prostituta. Ed è ora che Sean incontra appunto la sua seconda vittima e diventa appunto un serial killer di qua in avanti. E non si sa bene il motivo per il quale abbia avuto questo switch mentale, insomma, ciò che l'abbia portato a diventare un serial killer, ma sembrerebbe che la ragione vada ricercata nella sua infanzia. Sean da piccolo, se ricordate, come vi dicevo, non aveva avuto il controllo su nulla. Infatti sua madre si comportava male con lui e lui non ne poteva nulla. Sua madre se n'era andata e lui non aveva potuto farci niente. Sua madre era tornata senza chiedergli il permesso. Mentre invece ora, a quanto pare, sentiva di avere il controllo su qualcosa, cioè sulla vita e sulla morte delle persone. Poteva anche decidere come uccidere le persone e proprio per questo motivo si sentiva un dio. Non abbiamo nessuna sicurezza che questo che vi ho appena detto sia vero, ma diciamo che è molto probabile che sia diventato ciò che è diventato a causa proprio di ciò che vi ho appena detto. Comunque torniamo a marzo del 2015, quando Sean incontra appunto per la prima volta Rebecca. Lui era stato un suo cliente, ma l'aveva alla fine del rapporto, insomma, accusata di avergli rubato 4 dollari. Ovviamente non era vero, era solo un pretesto, ma Sean era così arrabbiato per questo motivo da strangolare Rebecca, tanto da ucciderla e poi scaricarla in una zona boschiva lì vicino. Nonostante il corpo di Rebecca fosse stato trovato e identificato in fretta, abbastanza velocemente, diciamo dopo la sua morte era stata considerata accidentale nonostante le prove. Questo perché lei era una prostituta e quindi era ovvio e conseguenziale il fatto che fosse anche drogata e quindi che fosse morta per un eccesso di sostanze. Quindi a questo punto Sean l'aveva fatta franca per ben 2 volte, la prima volta con Dana 10 anni prima e questa volta con Rebecca. Passa un anno, siamo all'inizio del 2016 e Sean incontra e instaura una relazione amorosa con una ragazza di 29 anni di nome Candice. Lei aveva appena dovuto abbandonare i suoi 2 figli, in realtà le erano stati tolti perché lei faceva uso di sostanze e passava un periodo davvero brutto della sua vita e continuava sempre di più a fare uso di queste sostanze stupefacenti. I due, non avendo un lavoro, avevano deciso di occupare una casa abbandonata, ma nonostante questo facevano davvero fatica a tirare avanti perché comunque non avevano abbastanza soldi per procurarsi il cibo o qualsiasi altra loro necessità, insomma. In più la dipendenza di Candice peggiorava di giorno in giorno, tanto da far credere a Sean che lei fosse davvero una miserabile, una poco di buono, e per questo motivo aveva deciso di liberarla dal suo peso. Per questo motivo a giugno del 2016 l'aveva uccisa strangolandola in casa loro, in questa casa abusiva, e aveva poi dato fuoco alla casa con all'interno ancora il corpo di Candice. Incredibilmente nessuno aveva chiamato la polizia per questo incendio né per qualsiasi altra cosa,
Perciò anche per la terza volta Sean era riuscito a farla franca. Dobbiamo passare quindi ad agosto del 2016, appena 2 mesi dopo la morte di Candice. A questo punto Sean si trasferisce al 363 Cover Court e lì questo posto, diciamo, diventa famoso ed è famoso tutt'oggi per essere conosciuta come la casa degli orrori di Sean. Subito dopo essersi trasferito in questa casa, che peraltro anche questa era occupata abusivamente, Sean aveva iniziato a frequentare la chiesa locale e lì aveva conosciuto una ragazza di 29 anni di nome Elizabeth. Lei soffriva di problemi mentali e per questo motivo era sempre da sola, non riusciva a fare amicizia con nessuno. Sean aveva approfittato di questa debolezza della ragazza e l'aveva convinta che i due fossero davvero amici. L'aveva quindi invitata a casa sua per un caffè e subito, appena entrata in casa, l'aveva strangolata a morte e poi l'aveva chiusa nell'armadio. Quindi a questo punto dobbiamo notare 3 particolari molto importanti per quanto riguarda questo caso. Il primo è che lui scegliesse tutte donne con problematiche: la prostituta, la ragazza madre con problemi di droga, la ragazza con problemi mentali. In più, il secondo particolare da notare, che è affine comunque al primo, è che tutte le ragazze fossero problematiche proprio come sua madre. Come vi dicevo all'inizio, lui sceglieva tutte donne che in qualche modo gli ricordassero sua mamma. E il terzo particolare è che i tempi di recupero tra un omicidio e l'altro diventavano sempre più corti. Infatti tra il primo e il secondo erano passati 10 anni, tra il secondo e il terzo era passato un anno solo e tra il terzo e il quarto appena 2 mesi. E in tutti e 4 i casi Sean era riuscito a farla franca. Passiamo quindi all'8 di settembre del 2016. In quell'occasione Sean aveva conosciuto Tracy proprio per caso. Lei aveva forato la gomma della sua auto ed era entrata in una stazione di servizio. Lì aveva incontrato Sean che l'aveva aiutata e poi in cambio le aveva chiesto di bersi un caffè insieme a casa sua. Tracy era una donna di 43 anni, madre di 2 figli, una donna molto buona e gentile e aveva accettato l'offerta, ma subito dopo essere entrata in casa di Sean lui l'aveva violentata e poi strangolata. Sean aveva nascosto il corpo di Tracy nel seminterrato di casa sua. E a niente era servito che i familiari della vittima avessero denunciato la scomparsa di Tracy immediatamente lo stesso giorno della sua scomparsa, appunto, perché non c'era possibilità di capire dove Tracy fosse andata e nella stazione di servizio non c'erano telecamere e non c'era neanche la possibilità di collegare in alcun modo Sean a Tracy. Il giorno stesso poi Sean aveva conosciuto un'altra donna che della quale non sappiamo il nome, infatti lei verrà chiamata Jane Doe e dopo scoprirete il motivo. In realtà lui aveva conosciuto questa donna anche lei in chiesa. Lei sembrava piacere a Sean, questo perché era una donna devota e sembrava essere interessante quantomeno per lui. Aveva pensato quindi di instaurare una buona amicizia, quindi l'aveva detto anche a lei di andarsi a prendere un caffè a casa sua per leggere la Bibbia insieme. Lei, che era non affascinata da Sean, ma quantomeno le sembrava un uomo interessante e che condividesse con lei determinati interessi, perciò aveva deciso di accettare. Ma nel momento stesso in cui lei era entrata in casa, le prime parole che Sean le aveva detto erano state: tu non vai più da nessuna parte. Per 3 giorni Sean la tiene legata, imbavagliata e sedata in casa sua, senza mai darle da mangiare, violentandola continuamente. Finché un giorno Jane riesce a liberarsi dalle corde che la tenevano stretta e riesce a chiamare il 911 nella stessa stanza in cui si trova Sean, mentre lui sta dormendo. Durante la telefonata Jane parla a voce bassissima.
Questo perché ha paura di svegliare Sean e ha paura di essere di nuovo picchiata e abusata. Ma l'operatore le chiede dove sia Sean, che cosa le abbia fatto, e lei risponde comunque a tutte le domande. Risponde dicendo che un uomo di nome Sean Great l'ha rapita, ma di non sapere esattamente dove si trovi. Una volta allora intercettata la telefonata, la polizia va sul posto e mentre stanno cercando la casa giusta, vedono la mano di Jane sul vetro della finestra e così capiscono che quella sia la casa giusta. Entrano sfondando la porta e lì arrestano Sean e lo portano sull'auto della polizia ancora mezzo nudo. Alla stazione di polizia Sean viene interrogato per molto tempo, ma la polizia crede che lui sia responsabile solo del rapimento di Jane Doe, appunto chiamata Jane Doe perché lei è sopravvissuta e voleva mantenere riservata la sua identità. Ma in realtà poi a uno dei poliziotti viene in mente che Sean frequentasse la stessa chiesa che frequentava anche Jane, ma anche Elizabeth, scomparsa recentemente. Quindi chiede a Sean se sa dove Elizabeth si trovi. E nel frattempo richiedono anche e ottengono un mandato di perquisizione per casa di Sean, la stessa casa sempre che lui occupava abusivamente. Sean, quindi terrorizzato dall'idea di essere condannato a morte, decide di collaborare dicendo che Stacy, il corpo di Stacy, si trova nel seminterrato. E poi dice anche di aver ucciso Rebecca e poi Candice e anche Dana 11 anni prima. E solo in quel momento il corpo di Dana, appunto, è stato identificato. La polizia a questo punto era scioccata perché non si aspettava di trovarsi di fronte a un serial killer e poi dopo aver raccontato tutto alla polizia dove, come e quando aveva ucciso le sue vittime, aveva iniziato a concedere interviste su interviste ai giornalisti e godeva del successo che stava ottenendo ed era pazzo di gioia nello scoprire che tantissime persone fossero interessate alla sua storia. Nel 2018 si era svolto il processo durante il quale Sean continuava a dichiararsi non colpevole per insanità mentale, ma la giuria aveva deciso diversamente, condannandolo a morte per l'omicidio sia di Elizabeth che di Stacy. A marzo del 2019 poi Sean si era anche dichiarato colpevole a questo punto dell'omicidio di Rebecca e di Candice. E aveva ricevuto come condanna per questi due omicidi 2 ergastoli e poi si era anche dichiarato colpevole dell'omicidio di Dana, avvenuto ormai 14 anni prima, e in questo caso aveva ricevuto la condanna a 1 ergastolo. Quindi, nonostante Sean abbia collaborato, in realtà è stato lo stesso condannato a 3 ergastoli più la pena di morte. Fissata ad oggi, perché Sean ad oggi si trova ancora nel braccio della morte, al 19 di marzo del 2025. Ragazzi, questo è tutto per il video di oggi, fatemi sapere se l'avete trovato interessante, soprattutto se lo conoscevate già. Devo dire che questo è un caso abbastanza famoso, quindi immagino che molti di voi lo conosceranno. Ad ogni modo, noi come sempre ci vediamo al prossimo caso True Crime. Grazie a tutti per essere rimasti con me fino alla fine. Ciao a tutti.